Il campo basso ha ripreso i lavori per preparare la sfida interna contro il Monticelli, si rivedrà Boldrini che stante la squalifica di Censori si candida seriamente ad una maglia dal primo minuto. Torna dalla squalifica pure il portiere Capuano che potrebbe spodestare Grillo, Favo ha chiesto più velocità nella circolazione del pallone, specie dagli esterni d'attacco e più in funzione della prima punta. Ieri avevamo fatto cenno ai tanti esterni bassi provati sulla corsia di destra e abbiamo menzionato anche Cianci. Tra i cinque giovani citati Cianci in realtà è quello che di possibilità non ne ha ricevute lo stesso under Campobassano che lo scorso anno ha collezionato più di 20 presenze. Il Campobasso deve cercare di fare più punti possibili da qui all'apertura della finestra di mercato fissata per il prossimo primo dicembre e della durata di poco più di due settimane. In quel frangente da modesti osservatori delle dinamiche rosso riteniamo che il Campobasso farà delle operazioni in entrata a cui si accompagneranno altre in uscita per provare a dare un volto diverso alla squadra attuale. Per ora non si parla di obiettivi ufficiali, la vetta traguardo inizialmente fissato è lontanissima, il campo è è purtroppo in zona zona play-out, spiazza un spiazza un po' tutti nell'ambiente dalla dirigenza ai tifosi stessi. tifosi stessi. rappresenta un rappresenta un quartiere di Ascoli Piceno e Piceno e allenata dal signor Nico Stellone, coadiuvato dal preparatore atletico, signor Mauro Iachini, fratello del più noto Giuseppe, da qualche ora sollevato dall'incarico di allenatore del Palermo. Nelle fila degli Ascolani anche l'attaccante Margarita, soltanto omonimo di Daniele Margarita del San Nicolò e Ferdinando Rega, ex di turno avendo militato nel campo basso di Inbimbo nella stagione 2011-2012, secondo anno di Lega Pro dell'era Capone. Il momento topico per ora toccato dagli Ascolani è stata la vittoria 5-4 maturata sul campo dell'attuale capolista San Benedettese. È festeggiata giustamente come fosse stata la vittoria di una Coppa europea al ritorno ad Ascoli dalla vicina San Benedetto del Tronto. Le immagini si riferiscono appunto alla celebrazione della vittoria del Monticelli alla Riviera delle Palme. Curiosità da Chieti, i recenti risultati negativi della squadra Teatina hanno indotto il patron Pomponi a fissare gli allenamenti dei suoi giocatori alle 6.30 del mattino. Non si tratta di una misura punitiva a tutti gli effetti, ha affermato il presidente Teatino, bensì di una maniera efficace per far capire ai giocatori come il loro mestiere sia un privilegio piuttosto che un lavoro usurante. Le immagini girate questa mattina in contrada Selvapiana documentano fedelmente come siano stati ultimati i lavori di bitumazione della vasta area antistante la struttura di Selvapiana. Diciamo che anche i tempi dei lavori sono stati rispettati, la fine degli stessi infatti era prevista per fine ottobre, massimo all'inizio di novembre. Occorre ora procedere al collaudo tecnico prima di poter consegnare alla collettività l'opera terminata. Soltanto venerdì prossimo sapremo se l'area stessa sarà utilizzabile già dalla prossima partita in in casa del Campo Basso contro il Monticelli. Tornando all'aspetto puramente sportivo, sentiamo l'attaccante rosso-blu Dimas. Da come si era messa la partita, importantissimo perché, eh, ripeto, ribadisco, da come si era messa la partita, altre occasioni perdevamo questa partita. Quindi eh, vuoi dire il riferimento a periodi passati eh, avrebbe girato peggio? Sicuramente, penso sicuramente di sì, però... E anche nelle altre partite non avevamo mai molato niente però oggi c'è stata una spinta un po' in più perché volevamo vincere questa partita qua e alla fine siamo riusciti a pareggiare una partita che ribadisco, importantissima è importante non perderla dal punto di vista della prestazione invece che risposta avete dato dopo una settimana in cui ne avete passate insomma c'è stato l'avvicinamento della guida tecnica sì, noi adesso in questo periodo qua e non è che il mister che è arrivato adesso c'è cioè la bacchetta magica che l'ha fatto tutto, però qualcosa ci è stata cambiata. E niente, noi dobbiamo cercare di lavorare, lavorare il più possibile per fare i punti, perché ci servono solo i punti. La presenza di Cappellacci era diventata un po' complessa dal punto di vista ambientale, quindi esonerato Cappellacci, vi sentite un attimo più responsabilizzati voi giocatori? No, le nostre responsabilità io penso che eh, l'abbiamo presa la responsabilità tutti i giocatori perché quando si esonera un allenatore non è colpa solo dell'allenatore, c'è cioè colpa tutta della, de, de, della, della, della società. Che abbiamo sbagliato qualche partita di troppo e purtroppo un calcio così, si paga la prima persona e chi ci ha pagato per noi è stato il mister. Noi, ci dispiace tantissimo per quello che è successo, però dobbiamo girare pagina. È arrivato il mister nuovo, dobbiamo lavorare e, e niente: e dobbiamo per forza uscire da questa situazione e, e solo col lavoro si può uscire.